Il castello Carlo V di Crotone torna a vivere anche di sera, con un evento per i bambini e le loro famiglie, Silenzio parla il cielo, dove, con il naso all'insù, le letture e i racconti per i bambini sui miti legati alle costellazioni hanno offerto una serata particolare sulla terrazza della torre aiutante del castello Carlo V. Per questa iniziativa abbiamo pensato ad accogliere i bambini e far loro sollevare la testa dai loro dispositivi e consentire di poter osservare il cielo, le stelle, le costellazioni che in questi giorni sono sicuramente apprezzati. E vi sono tante cose da apprezzare, forse smarriti nell'epoca degli smart. Purtroppo sì, infatti le nostre iniziative in genere cercano sempre di allontanare i bambini più giovani dai dispositivi tecnologici. Questa è un'altra iniziativa a cui teniamo tantissimo, anche perché parliamo di miti che spesso i bambini non conoscono, parliamo di letture e anche in questo caso sono sempre troppo spesso dimenticate, quindi è un modo per ritornare un pochino al passato. E chissà che non cada qualche buona stella in ritardo dalla notte di San Lorenzo. Siamo pronti ad esprimere tanti desideri. E poi questa è la seconda iniziativa in una settimana di Officina Kids, ma come si prepara al nuovo anno scolastico? Siamo pronti il 28 agosto, incominciamo le attività di supporto scolastico, quindi attendiamo i nostri bambini, i nostri ragazzi per un nuovo anno che sarà impegnativo, ma noi siamo carichi. In una serata accompagnata dalla lettura, che è sempre una buona guida, una buona amica. Una buona amica, una buona guida, credo che ci siano proprio delle letture, le storie, i miti che aprono il cuore all'emozione. E allora magari guardando il cielo e fantasticando di vedere, perché non so fino a che punto riusciremo a vedere davvero le costellazioni dei miti che ho scelto, però sicuramente si avrà la possibilità di aprire il cuore alle emozioni. Questo è lo scopo di questa serata, le emozioni del luogo, perché come associazione di Oresto abbiamo proprio questo senso di missione nel rivivere i luoghi, le emozioni del luogo e le emozioni delle parole.